Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi, oltre che di Capture One 20, soprattutto di Aurora HDR. Aurora HDR è un programma non gratuito, ma è un programma a pagamento, però avete la possibilità di 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Che cosa fa Aurora HDR? Perché voglio parlarvene? Perché secondo me è il miglior programma per creare delle fotografie HDR. Qualcosa tipo questa. Perché se dobbiamo andare a creare delle fotografie HDR delle volte? Può essere perché vogliamo creare delle fotografie d'impatto, ma a volte è una necessità perché abbiamo di fronte a noi una scena da fotografare in cui ci sono le alte luci molto luminose e le ombre molto scure. Allora a questo punto andiamo a ricorrere al bracketing. Cos'è il bracketing, per chi non lo sapesse? È una tecnica fotografica che consiste nello scattare 2, 3, 4, 5, 6, anche di più, fotografie ad esposizioni diverse per poi andare a fonderle, a miscelarle in un'unica immagine e riuscire ad avere così un'alta gamma dinamica per tutta l'immagine, quindi riuscire a tirar fuori le alte luci e anche le ombre. Molte macchine fotografiche al giorno d'oggi hanno il bracketing già di default come impostazione, quindi basta girare una rotellina o andare nelle impostazioni della macchina fotografica e potete già scattare in bracketing con delle impostazioni già predefinite. Quindi voi potete scattare, fate clic una volta e in pochissimo tempo, in meno di un secondo, la macchina farà tre fotografie, 4, 5, 6 in base a quello che decidete voi, ad esposizioni diverse. A questo punto noi questi file dobbiamo andare a fonderli. Con Capture One non si può fare questa operazione. Ci sono dei software gratuiti, potete trovarli, cercarli su internet, ma sono meno intuitivi di Aurora HDR, che secondo me per questo tipo di operazione è il software migliore. Oltre all'HDR, quindi alla fusione delle immagini, ha anche molte altre opzioni, quindi ci sono le opzioni, vedete quante opzioni ha, ha il Dodge and Burn ad esempio, la vignettatura, le curve, il filtro polarizzatore, l'HDR, Detail Boost, che sarebbe per aumentare, diciamo, l'HDR Denoise. Ci sono tantissime impostazioni, davvero. È un software davvero fatto bene, davvero bello. Come vedete qui, ad esempio, in questa immagine è un bellissimo tramonto. Mi pare che qui dove siamo, boh, non lo so. Vedete, riusciamo a tirar fuori i dettagli della scena qui sotto. Con l'HDR, ad esempio, questa immagine è già un po' al limite, è forse poco verosimile avere un primo piano così chiaro. Però, ad ogni modo, bando alle ciance, andiamo a vedere con un'immagine che ho scattato io e vediamo il risultato. Apriamo Aurora HDR, ci comparirà questa schermata molto semplice. Noi dobbiamo solo fare Open Image e andare nella nostra libreria a prendere delle fotografie. E sceglierò queste tre fotografie scattate ad esposizioni diverse, come potete vedere. Clicco su Apri, importa le mie tre immagini. Come vedete, questa è stata scattata a meno 1, questa a più 1 stop e questa a più 3 stop. Auto alignment vuol dire quando abbiamo scattato a mano libera, quindi il software in automatico farà un allineamento delle tre immagini, ovviamente, perché a mano libera non riusciamo ad essere perfettamente immobili. Io queste fotografie le ho scattate sul cavalletto e quindi non spunterò questa opzione. Ci sono altre opzioni. Ghost Reduction è quando nella nostra scena ci sono ad esempio delle persone che si stanno muovendo, delle macchine, degli animali, le foglie, un qualcosa in movimento che crea un effetto fantasma. In questo caso non c'era nessuno che si stesse muovendo, quindi non lo seleziono, ma se ci sono delle persone in movimento, qui Aurora HDR dà veramente il massimo perché fa dei miracoli davvero con persone che stanno camminando, andando a selezionare Ghost Reduction e
la quantità di cause ed action che volete applicare fa veramente dei miracoli, è incredibile. Lascio color the noise e spunto la riduzione delle aberrazioni cromatiche. Ok, andiamo a creare il nostro HDR. Ora ci vorrà un po' di tempo in base al computer che avete. Questo è un computer discreto che ho io, quindi ci vorrà circa un minuto e mezzo per la fusione delle tre immagini. Questo poi va in base alla macchina che state utilizzando. Dobbiamo solo aspettare un po'. Come vedete è quasi finito, sta eseguendo i tocchi finali ed ecco la nostra immagine, quindi è la fusione di tre immagini. Prima era così, quindi questa era l'immagine, diciamo, con uno stop di esposizione, quindi era l'immagine centrale. Unendo le altre due a questa abbiamo ottenuto questo. È un ottimo risultato, è davvero un'immagine verosimile. Una volta che abbiamo fatto questo, Aurora HDR, come vedete, ci dà tantissime opzioni di modifica. Non sto qui a descrivervi tutte queste, anche perché se state già utilizzando Capture One, Lightroom, Photoshop, Camera Raw, eccetera, sapete più o meno cosa servono. Qui in più ha ovviamente le opzioni specifiche per l'HDR, vedete questa, HDR Enhance, il denoise, ce ne sono tante. Detail boost, quindi andiamo a spingere un po' più sui dettagli. Ci sono tantissime opzioni, tra cui un'opzione fondamentale che sono i livelli. Se noi andiamo a selezionare un nuovo livello, creo un nuovo livello, aggiungo un nuovo livello di regolazione. Ok, si è creato un nuovo livello, lo seleziono. Qui abbiamo le collection che sono dei preset, ce ne sono tantissimi, Essential, abbiamo quelli specifici per le fotografie di paesaggio, per l'architettura, ce ne sono varie. Io vado a selezionare ad esempio questo, Serge Ramelli, che è un grande fotografo, e vado su Start Here, sul primo, che è questo. Come vedete si è modificata la nostra immagine perché è stato applicato questo preset. Noi possiamo anche andare a diminuire un po' l'impatto del preset, quindi lo metto circa sul 58%. E se io vado a nascondere il livello che ho creato applicando il preset, questo è senza preset e questo è col preset, quindi abbiamo anche la possibilità di creare dei livelli. Ora l'operazione da fare su questa fotografia sarebbe quella di correggere un po' questa distorsione che si è venuta a creare per l'utilizzo di un obiettivo grandangolare. Aurora HDR ci dà la possibilità di correggere la nostra immagine, come vedete qui, Transform. Però è un'immagine, è una correzione, scusate, abbastanza basilare, quindi d'ora in avanti andrò a proseguire l'editing di questa fotografia in Capture One 20. Quindi allora andiamo a esportare la nostra immagine, quindi vado su Salva immagine, Export, selezionerò dove la voglio esportare, gli darò un nome, la chiamiamo Arco di Costantino, questo è l'arco di Costantino vicino al Colosseo a Roma. Lascio tutto così, RGB in TIFF, la esportiamo e facciamo export. Ok, Aurora HDR ha esportato la nostra immagine. Ora andiamo nella cartella dove l'ha esportata. Vado a cercare Arco di Costantino, eccola qui. Clic destro, apri con Capture One. Ok, ecco la nostra immagine, la seleziono e vado a selezionare importa un'immagine. Ecco che Capture One ha importato la nostra immagine. Abbiamo fusionato
fuso tre immagini con Aurora HDR. A questo punto voglio andare a correggere un po' questa distorsione che c'è, quindi andiamo qui sul punto chiave verticale, seleziono punto chiave verticale, abbiamo le nostre barre qui, andiamo a selezionare ciò che per noi dovrebbe essere verticale, quindi questo dovrebbe essere verticale, diciamo così. Da questa parte siamo un po' in difficoltà, vado a utilizzare diciamo questo albero, anche se non è detto che un albero debba essere verticale, però proviamo ad utilizzare questo tronco e andiamo a cliccare su applica. Ok, andiamo a dare l'ok, si è raddrizzata persin troppo, quindi a questo punto vado qui nell'obiettivo e andando qui su punto chiave vado a correggere un po' per rendere l'immagine un po' più verosimile, ok, in questo modo, e diciamo che sono soddisfatto così. Ora potremmo andare a eseguire un ritaglio dell'immagine. Proviamo a ritagliarla in quadrato, ad esempio, se la vogliamo postare su Instagram. Mettiamo lì. Ok, diciamo che così sono abbastanza soddisfatto e do l'ok. Ecco che abbiamo la nostra immagine. A questo punto possiamo andare a fare delle altre regolazioni, le solite. Quindi andando a guardare il nostro istogramma, diciamo che vogliamo provare ad utilizzare questo tasto che molte volte funziona alle regolazioni automatiche, quindi seleziono il livello di sfondo che è l'unico che ho e ok, sono soddisfatto, vedete ha abbassato leggermente l'esposizione e ha scurito leggermente le ombre, quindi ha contrastato un po' di più la nostra immagine a quanto pare. Ora posso andare a creare, per dare un po' più di interesse ulteriore a questa immagine, un nuovo livello di regolazione e vado a utilizzare la maschera gradiente radiale. Perché? Perché voglio dare un colpo di luce qui. Quindi vado a disegnare la mia maschera gradiente radiale. Vi consiglio di prenderla molto in considerazione questa maschera, perché è una maschera che davvero può dare quel tocco in più alle immagini, e non crediate che non la utilizzino, perché tutti i fotografi, tutte quelle fotografie bellissime che vedete di paesaggi eccetera con quelle sfumature, tantissime sfumature sono fatte con questa maschera. Quindi voglio dare un colpo di luce qui, vado sull'esposizione con il mio livello selezionato e vado ad aumentare leggermente. Mi sono dimenticato, faccio CTRL Z, di andare a invertire la maschera, inverti maschera, ok, diamogli un colpo di luce così, forse aumentiamo un pelo la temperatura, visto che siamo all'alba, diamo un colore un po' più caldo. Vediamo senza maschera e con la maschera. Ok, io direi che questa immagine ha bisogno di poche altre correzioni secondo me. Possiamo andare a creare un nuovo livello di regolazione con un'altra maschera per dare una vignettatura. Io la creo sempre con una maschera, la preferisco rispetto al tool che c'è qui di default. Vado ad abbassare un po' l'esposizione,
sui bordi. Ok, e forse troppo. Non sono un grandissimo fan della vignettatura, però un po' ce la diamo. E diciamo che prima la nostra immagine era così e adesso è così. Vedendo bene full view, il prima e il dopo, questo è ora e questo era il prima. Bene amici, a questo punto la possiamo esportare, quindi se la vogliamo esportare per Instagram andiamo a selezionare Instagram qui e poi andiamo a fare elabora e la possiamo andare ad esportare per Instagram. Niente, era un facile tutorial, non è nemmeno un tutorial, è per farvi vedere un procedimento nel caso che vogliate scattare in bracketing. Con Capture One non avrete la possibilità di fondere le tre immagini, quindi dovete ricorrere ai software esterni. Ripeto, ci sono anche dei software gratuiti. Questo Aurora HDR non è gratuito, ma è un software davvero di altissima qualità. E tenendo conto del fatto che Capture One ha un costo, Aurora HDR ha un costo, se invece non volete utilizzare questi due software, potete utilizzare certo Lightroom e Photoshop ad esempio per fare le stesse operazioni, però anche Lightroom e Photoshop del pacchetto Adobe hanno un costo, anzi hanno un abbonamento, quindi non potrete comprarli una volta per tutte, ma dovete continuare a pagare un abbonamento mensilmente o annualmente per poterli utilizzare. Quindi non so quale sia la soluzione migliore, secondo me è questa. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale, tanto è gratis, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò nuovi video. Per intanto vi ringrazio della visione. Se vi interessa ciò che ho utilizzato per scattare questa fotografia, ho lasciato i link qui sotto nella descrizione del video, sono dei link affiliati Amazon, quindi se cliccherete su uno di quei link e effettuerete un acquisto, io riceverò una piccola percentuale del vostro acquisto. Si tratta di pochissimi euro, ve lo posso assicurare, che però mi farebbero molto piacere anche per così per far crescere il canale. Vi ringrazio in anticipo e vi aspetto al prossimo video. Grazie amici, alla prossima, ciao.